è inutile nascondersi dietro al, come dire, dietro a un dito. Lo sapete, se ne è discusso anche sulle pagine dei giornali. Qualcuno si chiede se abbia ancora senso dopo 30 anni che esista un festival come il festival dedicato a tematiche omosessuali, e non sia invece forse più giusto uscire da quello che una volta era concepito come un ghetto e chiedersi appunto se non vale la pena invece di aprirsi a un rapporto più completo e meno di nicchia. È vero, in qualche misura è vero che la situazione è molto cambiata rispetto a 30 anni fa. 30 anni fa il FES è nato da un'esigenza di militanza, i diritti dei gay erano tutt'altro che riconosciuti e affermati. Nel frattempo molte cose sono successe per il meglio, per fortuna, non per il peggio, per una volta. Si è andato avanti, non si è andato indietro. Non viviamo tuttavia ancora in una società ideale dove i diritti sono uguali per tutti. Alcuni diritti civili e sociali non sono ancora nel nostro paese affermati. Nel frattempo il festival però è cambiato, ha dismesso, come dire, una sorta di atteggiamento autoreferenziale che aveva all'inizio, e è diventata una proposta culturale in senso lato, rivolta a tutto il pubblico cittadino, no? e non soltanto. E questa strada è un percorso lungo, complesso, articolato, che sicuramente l'ha fatto crescere, ha preso atto di quel cambiamento cui accennavo prima. Ripeto, se tutti i diritti delle minoranze fossero oggi riconosciuti, forse non avrebbe più senso tenere in vita una manifestazione che ha, come dire, alla sua radice una forte domanda di rivendicazione sociale e politica. Purtroppo non è così, e per questo è il motivo per cui il festival c'è ancora, ha una funzione, ha un ruolo, non ha perso il suo spirito combattivo, anche se lo ha in qualche modo mitigato, o per meglio dire corroborato invece da una istanza culturale più ampia, più profonda, più matura, più consapevole e soprattutto più aperta e rivolta a tutti. Questo credo sia lo spirito, ma credo che fosse anche importante in qualche modo dire che non è che non ci siamo forse un po' di meno, non ci poniamo in problema. Però le risposte credo che non possano che andare per ora in una sola direzione, quella di rivendicare ancora oggi l'assoluta necessità di un festival come il Festival Tematiche Omosessuali di Torino. Quindi molti auguri per i 30 anni di vita di questa manifestazione.